Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la guerra Ucraina-Russia. Anche oggi tante le notizie. Il sindaco di Irpin dice città liberata dagli invasori russi. La regione di Kharkiv colpita più di 200 volte in 24 ore. Colloquio Draghi-Zelensky. Il premier italiano dice sostegno a Kiev per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino: l'Italia è disponibile a garantire la sicurezza del nostro paese. Oggi al via i negoziati a Istanbul. Nessun corridoio umanitario per motivi di pubblica sicurezza. Il G7, pagamento del gas russo in rubli non è accettabile. Il Cremlino risponde: non faremo beneficenza. Ebbene, oggi iniziano i negoziati in Turchia, nuovo round di colloqui fra le delegazioni di Ucraina e Russia. Lo ha confermato la presidenza turca annunciando che c'è accordo tra Putin e Erdogan per i colloqui a Istanbul tra le varie delegazioni. Mattarella: fermare la guerra ora, subito, monito su Ucraina dall'Ateneo di Trieste. Aggiornamento Covid: sono 30.710 nuovi casi, 95 le vittime, il tasso di positività scende al 14,5%. Biden: i più ricchi devono pagare una quota giusta, non meno tasse di un pompiero o di un insegnante. Così il presidente Joe Biden, presentando la sua proposta di bilancio per il 2023, che prevede un aumento delle tasse per i più facoltosi, cancellando i tagli dell'era Trump. Chi guadagna meno di $400.000 all'anno, invece, non pagherà un penny in più. Un operaio di 30 anni è morto in ospedale dove era stato portato dopo un grave infortunio a San Donato in Salento. Il giovane era rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell'alta tensione. E un altro operaio ha perso la vita travolto da un muletto mentre lavorava nel cantiere di una casa di riposo a Castel Goffredo nel Mantovano. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.